Esistono dei metodi, dei modi per incrementare i profitti, quindi i rendimenti nel Forex? Certamente, lo vediamo in questo video. Ciao Andrea, in questo video andremo a vedere i 5 modi più uno, e alla fine capirai perché più uno, per andare ad aumentare, come dicevo, i rendimenti nel Forex, ma nel trading in generale, perché questi sono principi che valgono nel trading in generale, quindi non solo al mercato valutario. Presupposto, cioè aumentare i rendimenti vuol dire che un po' di rendimenti ci sono, quindi sono comunque indicazioni e metodi utili per chi ottiene comunque dei risultati, magari non abbastanza, non quanto vorrebbe, vorrebbe appunto aumentarli, ok? Quindi aumentare i risultati devono anche comunque già esserci. Quindi, bando alle ciance, quali sono questi 5 modi più uno con cui possiamo metterci più soldoni in tasca con il trading? Metodo numero uno. Il primo modo è avere un money management più aggressivo. Che cosa intendo? Intendo dire che pur facendo le stesse identiche cose, quindi le stesse identiche operazioni, il piano di trading rimane invariato. Noi possiamo, aumentando il money management, andare a fare più profitto rispetto a prima, pur facendo appunto le stesse cose. Infatti, in questo caso si dice che diventiamo più aggressivi, ok? Quindi significa che se passiamo da un size fisso a un altro più alto, noi automaticamente sì, guadagneremo di più rispetto a prima. Ma attenzione, alert, perché non tutto è oro quello che luccica, come si suol dire. Perché? Perché questo approccio comunque richiede un cambio di mindset. Perché? Perché quando noi andiamo a investire di più rispetto a prima, non sto parlando di conti demo, perché vabbè, conti demo non c'è mai problema di niente, stiamo parlando di conti reali. Quindi quando noi investiamo più denaro rispetto a prima, l'emotività cambia, quindi non è automatico, perché altrimenti sarebbe facilissimo. Uno dice investo il doppio da domani e via. No, non è detto che tu ti senti a tuo agio, anzi, potresti anche incorrere in problemi di mindset. Quindi questo metodo l'ho messo al primo posto perché sì, potenzialmente è il primo da poter applicare più velocemente, però, ripeto, va trovata la quadra anche col discorso mindset, perché sappiamo che nel trading il mindset è importantissimo. Quindi attenzione a fare anche questa cosa qua. Io suggerisco personalmente di fare un incremento progressivo, quindi se si vuole utilizzare questo metodo, aumentare poco alla volta il size, quindi non già raddoppiarlo rispetto a prima. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che tu fino ad oggi investivi con un fixed fractional dell'1%, quindi 1% a trade, e tu voglia aumentare il size. Chiaramente se tu lo aumenti al 2, tu da domani puoi guadagnare il doppio rispetto a quello che hai guadagnato ieri, facendo le stesse cose. Ripeto, però attenzione, perché questo è vero, ma devi vedere se con il raddoppio di size effettivamente ti trovi bene a tuo agio, se riesci effettivamente a fare trading esattamente come prima, perché non è assolutamente detto, anzi, la maggior parte dei casi non è così. Quindi ti suggerisco un approccio più progressivo, 1, 1 e qualcosa, 1,50, ci inizia a salire in questo esempio, naturalmente, che sto facendo poco alla volta, ok? Metodo numero 2. Aumentare le coppie di valute. Anche questo metodo l'ho messo come secondo, anche se non è così veloce, perché? Perché aumentare le coppie non andrebbe fatto come fanno solitamente là fuori, cioè dando proprio presupposto che se una strategia produce profitto su una, due o tre coppie, anche sulle altre sarà uguale, niente di più sbagliato. Bisogna sempre, sempre testare in questo mondo, perché non è detto che se in una coppia funziona in un determinato modo sia anche così nelle altre, assolutamente no, figurati in altri strumenti, tutto va sempre verificato e testato e te lo posso dire con certezza, io ho delle statistiche che cambiano veramente non neanche di poco, ma di parecchio tra certe coppie e altre coppie e alcune addirittura erano così scarse che le ho scartate, eppure uno non se lo aspetterebbe, invece qua funziona così, quindi certamente se tu ampli il parco coppie, ampli anche la tua operatività, quindi il tuo potenziale di profitto, perché vai a tradare su altre coppie aggiuntive, di conseguenza avrai più ingressi. Quindi se sono profittevoli, naturalmente si presuppone, tu in questa maniera puoi ampliare, aumentare i tuoi profitti nel trading, ok? Però, ripeto, non è una cosa immediatamente applicabile, perché? Perché se tu utilizzi una strategia X, ricorda che devi testarla anche la stessa strategia su un'altra coppia e verificare che performi più o meno uguale, ok? Quindi attenzione anche a questo. Metodo numero 3, espandere il proprio stile di trading. Che cosa significa per espandere il proprio stile di trading? Che se ad esempio tu hai fatto fino ad oggi posizione, trading di posizione, ad esempio sui time frame H4, daily, puoi espandere la tua operatività facendo le stesse strategie, magari usando le stesse coppie, ma spostandoti più intraday, facendo H1, M30, M15, okay? O addirittura scalping. Chiaramente
In questo caso aumenti gli ingressi perché di fatto stai espandendo quello che è il tuo stile di trading, anche qua però, sì, lo so che sono noioso, però se vogliamo farlo per bene, in maniera professionale, va testato anche in questo caso. Non è che ciò che funziona sui time frame grossi, se scendi, funziona uguale, anzi, generalizzando non è sempre detto, di solito perde profittabilità, perde comunque il rapporto con il rate quando scendi di time frame, quindi devi fare degli aggiustamenti solitamente, dico generalizzando, quindi anche questo va verificato, anche questo va testato, ma è un modo che tu, espandendo il tuo stile di trading, ovvio, fai più ingressi e di conseguenza sei nella posizione di guadagnare di più, quindi creare più rendimento nel tuo conto. Metodo numero 4. Adesso, come noterai, più si scende più diventa meno, diciamo, veloce l'implementazione di questi metodi. Il metodo numero 4 è praticamente aggiungere una strategia, un setup al tuo piano di trading, proprio una strategia nuova. Quindi tu vai a testare un nuovo ingresso, un nuovo setup, quindi aggiungendo una nuova strategia hai degli altri, anche in questo caso hai degli altri setup in più, degli altri ingressi in più, che presupponendo naturalmente che siano profittevoli ti aggiungono rendimento perché fai più profitto. Anche in questo caso, Andrea, sei noioso, lo so, naturalmente una strategia andrebbe testata, ok? Io cerco di evitare il più possibile il discrezionale, proprio perché il discrezionale non è proprio testabile, non puoi farci delle statistiche fisse perché è discrezionale, quindi insomma dovrebbe essere un approccio comunque un minimo testato per far questo, quindi anche questo non è immediatamente applicabile, la strategia la devi comunque testare, devi verificare, devi aggiustarla e vedere che effettivamente la cosa possa funzionare bene, ok? Quinto e ultimo metodo, o forse ultimo, adesso vediamo il più uno, è aumentare il proprio capitale di trading, quindi capitalizzarsi. Nel momento in cui noi aumentiamo, possiamo, siamo la possibilità di aumentare il capitale di trading, beh, questo è scontato, riusciamo anche a guadagnare di più, perché con un capitale più grosso ovviamente abbiamo molta più possibilità di fare più profitti. Questo è certo se tradiamo e riusciamo a tradare nella stessa maniera rispetto a prima. Anche qui un alert però, attenzione, anche qua non è tutto oro ciò che luccica, non è che se tu passi da 10k a 100, ok, significa che tu ti senti a tuo agio poi a operare magari con le cifre molto più grosse, parliamo diciamo in proporzione di 10 volte di più, ok, le cifre che stai investendo, assolutamente non è così immediato, non è che lo puoi fare dall'oggi a domani in questa maniera, anche qua ci vorrebbe un approccio progressivo. Perché? Perché il mindset, ripeto, è importantissimo, i soldi per noi, i soldi umani sono una cosa emotiva, quindi è un salto troppo grosso per capirci, però chiaramente è un metodo più che valido, soprattutto oggi, perché oggi noi abbiamo la possibilità di rivolgerci alle prop firms, che sono società di capitalizzazione che ci possono finanziare, come si suol dire, cioè finanziano i trader, gli danno dei capitali e quindi possiamo fare gestione con i capitali altrui, quindi in questo caso è già più veloce, perché ovviamente ad esempio 100.000 euro dove li trovi domani per poterti capitalizzare, queste società te le danno, non domani, nel senso che comunque devi superare dei processi di valutazione, devi rispettare delle regole, poi tornerò con un altro video a parlare meglio del proprietario trading, però comunque sicuramente fai prima che capitalizzarti da solo, come ho fatto io tantissimi anni fa, perché non c'erano queste società. Io che lo faccio, io che sono gestore, che ho già mostrato anche la certificazione, posso dirti che è un'opportunità assolutamente fantastica. Perché? Perché ti va a eliminare, non completamente ma quasi, ciò che dicevo adesso, cioè il problema di mindset nel momento in cui tu passi da un capitale un po' piccolino a uno così grosso, ok? Sì, perché ti lo posso garantire, io che faccio entrambi c'è una grossissima differenza. Richiede molto meno mindset fare gestione, perché è quasi come, quasi per carità, ma quasi come gestire un conto demo, quasi, non proprio uguale, ma a livello emotivo di mindset è veramente così, quindi in questo caso puoi veramente passare da cifre più piccole a cifre anche molto più grandi senza avere quasi, senza sentire la differenza, senza avere quasi un impatto, ok? In questo caso l'opportunità è notevole, perché tu puoi andare a gestire da 10, 20, 50, 60, 100, 200, anche 300k, parliamo di capitali veramente ottimi in gestione, prenderti il tuo profit share, quindi il tuo profitto che va di solito dal 50 all'80%, dipende dalla società, dei profitti che generi e senza rischiare un euro, perché in tal caso tu non sei responsabile delle perdite stesse che fai, ma lo è la società, quindi capito anche perché il mindset cambia qua, quindi c'è questa opportunità di cui parlerò poi in un altro video, che non è oggetto di questo video, ma indubbiamente la possibilità di capitalizzarsi è una delle cose migliori in assoluto per poter aumentare naturalmente in maniera considerevole i profitti e i rendimenti nel Forex,
pur mantenendo tutto come prima, quindi con le stesse strategie, le stesse coppie, lo stesso money management, ok? È così, e l'opportunità oggi c'è ed è assolutamente valida, perché parliamo di società serie, società che pagano, ok? Tornerò a riparlarne. Poi c'è però ancora questo più uno che dicevo prima. Qual è il sesto metodo, se vogliamo? Io ho messo più uno. È il metodo di mixare metodi precedenti, quindi praticamente crea un approccio esponenziale. Cosa significa? Significa che se io vado a sommare il metodo 1, il metodo 2, il metodo 3 insieme, è ovvio che i miei rendimenti tendono ad esplodere completamente, perché la somma di tutti questi metodi creano questa esplosione. Quindi questo sesto modo, se vogliamo, è metodo 1 più metodo 2, eventualmente più metodo 3. Okay? Però guardiamoci negli occhi, anche in questo caso non è una cosa che fai nulla, puoi fare dall'oggi al domani, voglio essere chiaro, in questo caso devi comunque lavorarci dietro, non è che lo puoi fare mentre ti bevi il capirosca in spiaggia, magari quello lo fai dopo che ci hai lavorato e ti sei creato tutta la tua struttura e tutti questi metodi li hai messi insieme, non certo prima. E lo so, un po' l'entusiasmo scende, ma nella vita bisogna lavorare, quindi anche nel trading, però poi i risultati sono veramente soddisfacenti. Come dicevo, questo approccio esponenziale appunto ci consente di far esplodere completamente i nostri risultati, perché sono la somma dei singoli fattori. Come dicevo appunto, questo sesto metodo è in grado di farci esplodere l'equity. Perché? Perché noi abbiamo come risultato finale non solo un solo metodo, ma la somma degli stessi, quindi sì, esplode. Ok? Chiaramente più opzioni abbiamo, più scelte abbiamo. Questo è il concetto. Quindi riuscire a utilizzare tutti questi metodi insieme ci dà più scelta e quindi più potenzialità poi di guadagno nel momento in cui andiamo a tradare. Con questo video è tutto, spero di essersi stato utile. Nel caso iscriviti al canale per supportarlo, metti un mi piace. Come vedi sono tornato in ufficio, quindi non sono più in giurula, come si suol dire, e quindi vedrò di fare altri video appena riesco, utili anche per quanto riguarda il mondo delle proprietà di trading. Ok? Ci sentiamo al prossimo video. Ciao Andrea.